Direttore Iacovazzi, a Don Pasquale, alla signora Battista e al Presidente del Consiglio di Circolo. È per me gradito questa sera rivolgere un saluto particolare ai vostri figli che per l'ultima volta da alunni di scuola elementare sono presenti tra di noi per offrirci
lo spettacolo che questa sera seguirete. Sono passati 5 anni, l'hanno detto loro, e in questi 5 anni sono cresciuti, non solo fisicamente. La scuola avrà certamente donato loro tanta parte della propria formazione. Io mi auguro che i ricordi più belli, ma anche gli episodi che li hanno visti crescere, anche nel dolore, nel sacrificio, possano fruttare domani nell'altra scuola, nella scuola media di Turi. E se mi permettete, vorrei rivolgermi direttamente a loro. Cari ragazzi, mi auguro che almeno questa sera quel senso di paura che avete avuto agli esami, ingiustificato, perché era la prima volta che affrontavate una prova di un certo rilievo, scompaia. Sappiate che il direttore è con voi e con voi anche tutti i vostri docenti, i quali vi accompagneranno nel vostro cammino di formazione nella scuola media con affetto innanzitutto. Soprattutto i docenti vi hanno seguito giorno per giorno, vi hanno difeso, vi hanno protetto, però vi hanno anche spinto a superare ostacoli, a raggiungere traguardi. Nella scuola elementare avete conosciuto giorni lieti, giorni meno lieti, giorni anche tristi, ma ogni giorno ha il suo significato. In ogni giorno c'è stato qualcosa che è rimasto in voi come insegnamento. Che cosa vi diciamo e che cosa vi dico io da direttore della scuola elementare? Coraggio. Avete ormai le ali pronte per volare e per andare avanti. La vita vi aspetta, un nuovo ordine di scuole vi aspetta, ci saranno diverse difficoltà, però abbiate sempre coraggio, quel coraggio che i docenti vi hanno infuso ogni volta vi vedevano scoraggiati. Quel coraggio che riviene dalla vostra preparazione, anche se una data non la ricordate più, anche se un monte, un fiume non lo ricordate più, non importa. Quello che conta è la formazione che avete raggiunto. E al di là di qualche piccola commozione di qualcuno di voi durante gli esami, tutto sommato, ecco, la prova è stata superata. Guardate avanti con fiducia in voi stessi. Molti di voi, ecco, sono timorosi, anche se hanno le capacità di andare avanti. Abbiate fiducia in voi stessi. Ricordatevi, questo è uno degli insegnamenti della scuola elementare. Credere in se stessi. Credere di riuscire. E poi ancora un'altra cosa, la scuola elementare vi ha abituati alla solidarietà, ad aiutarvi reciprocamente, a vivere insieme, e questa sera lo spettacolo che voi ci offrite lo viviamo insieme. Anche questo è un grande insegnamento della scuola elementare, a rispettare tutti, soprattutto chi ha più bisogno e chi è più debole. E l'augurio che vi faccio è che possiate negli altri ordini di scuola raggiungere traguardi ambiziosi, ma soprattutto realizzare i vostri desideri più intimi e realizzare anche le aspettative dei vostri genitori. Grazie di tutto. In particolare voglio comunicare ai presenti
un gesto gentile che è stato compiuto da molti. Pianta che ci hanno invitato a così a piantare qui a ricordo della presenza dei loro figli. Io li ringrazio di cuore e senz'altro ogni volta che questi bambini passeranno dinanzi a queste aiuole ricorderanno la loro presenza e forse quando saranno più grandi, ecco, riandranno a questa giornata e ricordandola forse avranno anche una piccola commozione. Grazie a tutti e buon successo. Thank you.
non è. Basta con le chiacchiere! Basta con l'indisciplina! In qualità di re degli animali, gli ordino alle scimmie di fare l'uomo! Non è che si non ti tanto, tutti gli stranieri devono passare per tutta l'eternità. Lei degli animali vi sfida a trovare una sola scimmia che voglia scendere dagli alberi e andare a fare l'uomo. Io papà, io voglio andare a vivere sulla terra. Cosa mi fa? Ma figlio mio, non si scende dagli alberi, non si fa, non si è fatto mai. Andare a vivere per terra, che vergogna. E a tuo padre? Non si pensa a tuo padre? Dovrò dare le dimissioni dal club e il disonore su tutta la famiglia. E alla tua mamma non ci pensi? Perché vuoi farmi soffrire? Povera me, che ho già tanti reumatismi. Cosa diranno di te se scendi dagli alberi? E di noi? Non avrò più il coraggio di guardare in faccia la zia Carolina e lo zio Egisto. Guarda tuo cugino Gastone, che è addirittura salito di qualche ramo. Proprio a me doveva capitare un figlio così. E perché poi non ci dovrei andare a vivere sulla terra? Perché no? E io ci voglio lo stesso. Ti succederà di tutto. Mangeranno i dinosauri, morirai di fame. E chi ti porterà una banana se ti ammali? Dimmelo chi? E cosa dirai ai tuoi figli quando ti chiederanno perché loro non stanno sugli alberi come gli altri, eh? E quando sarai vecchio? Che farai quando sarai vecchio? Resterai solo e per di più sulla terra. Thank you.
notte, con tante loro camerò. Come gambe te la regalerò. E quella cosa che vedo laggiù, la faccio io la chiamerò. La chiameremo casa. E se riusciamo a tenerlo sempre acceso, le belve non potranno passare. Portamene un piccolo dentro casa, te la caldi i bambini. Sì, su, si riesco solo ad applicare questa freccia. Diventerà un'arma micidiale. No, perché?
Amore, vedi questa cosa bella? È un fiore per te. Cos'è tutta questa roba gialla? Grano, servirà per nutrirci tutti. E tutti questi segni strani, cosa vorranno dire? Ho inventato la scrittura. Questo vuol dire, io sono il capo di tutta la tribù. Che rumore! Cosa hai inventato oggi? A che servirà poi? Vieni a vedere la mia ultima invenzione, amore. È una casa di pietra. Costruiremo case per tutti. Lo vedi, amore mio? È il progresso e la civiltà. Una donna in guerra, ma cos'è?
cosa? A che serve? Non mi ricordo, l'ho vista in una vecchia fotografia, tanti anni fa, quando ero piccolo. Il mio povero nonno ne aveva mangiata una, da giovane, o forse ne parlava in una favola. Lui la chiamava mela. Ma è buona, papà. Da dove viene? Non so, forse cresce sugli alberi. Papà, voglio andare pure io a viverci. Dove? Sugli alberi. Una figlia sola, e guarda cosa mi fa. Ma figlia mia, non si sale sugli alberi. Non si fa, non si è mai fatto. Andare a vivere sugli alberi, che vergogna. E alla tua mamma non ci pensi? Perché mi vuoi fare soffrire? Povera me, che ho già tanti reumatismi. Cosa diranno di te se sali sugli alberi? Thank you.
viaggio ideale intorno al mondo. Siamo in Inghilterra, patria dei Beatles. I wanna hold your hand.
Thank you.
Amore.